dottor Luciano Bezzo, presidente della Camera, il collega Liliano Laurenzi. Ovvio che siamo contenti di questa vittoria. Un'analisi di questa partita? Beh, un po' nervosa, le squadre molto, molto prudenti per l'importanza della posta. Abbiamo visto un Novara che non si è espresso al massimo appunto per questo motivo. Il Lode che a sua volta, sapendo che perdendo Novara avrebbe sacrificato tutte le sue possibilità di... Insomma, è stata una partita un po' sui generis. Comunque tutto bene, quel che finisce tutto bene. Quel che finisce bene, andiamo a martedì a Lodi sperando di qualificarsi. Sapendo anche che se dovesse andare male abbiamo sempre la possibilità di un recupero il sabato successivo. Un giudizio anche da Liliano Laurenzi? Io prima di tutto vorrei dare un giudizio sulle condizioni della pista. Non è possibile giocare una partita così importante con una pista di gomma. Bisogna tenere presente che si sta giocando un campionato, tutte le risorse in pochi minuti in una partita. Stasera la pista era impraticabile perché sino a pochi, mezz'ora prima dell'incontro c'erano ancora giù pezzi di gomma, pezzi di nastro e tutto. Bisogna avere una certa cura e non noi stessi andare incontro alle possibilità di una squadra. È un attimo scivolare, perdere la palla e perdere una partita. Sì, in effetti di questo discorso ne avevamo già accennato anche con il direttore sportivo Marco Smucchetto, perché appunto in queste ultime ore il Palazzetto dello Sport è stato sottoposto a un tour de force fisico e pare con scarsissimi mezzi comunali di Lega si braccia, per cui effettivamente abbiamo visto questa sera diversi giocatori che sappiamo che sanno patinare far la figura degli esordienti cascando per terra in maniera un po' ridicola. Sì, non si può patinare se c'è uno strato di gomma sul legno lucido, dovrebbe fare attenzione a queste cose, anche perché il pubblico merita di assistere a incontri veri e non incontri che possono essere falsati dalle condizioni della pista. Per il resto il Novara ha vinto perché voleva vincere, ha cercato di condurre la gara senza concedere nulla all'avversario, ha marcato benissimo le due punte avversarie e non ha concesso nulla. Speriamo ora che martedì possa ripetere la prova di stasera e con maggior fortuna di martedì scorso superare il turno senza un'altra stancata, visto che il Vercelli può riposare mentre noi siamo costretti ancora a giocare. No, non dimenticate che nel frattempo abbiamo anche la Coppa delle Coppe